Se ti chiedo chi è tuo padre, di sicuro mi risponderai colui che mi ha generato, che mi ha amato e mi ha protetto sempre. Ma oggi io voglio dirti che c'è un altro padre meraviglioso che ti ama da morire, che vuole proteggerti e farti erede del suo regno. Questo padre meraviglioso è Dio onnipotente. Tu mi dirai: ma siamo tutti figli di Dio. Sbagliato. Nessuno di noi nasce figlio di Dio. Figli di Dio si diventa. Non ci credi? Andiamo a leggere insieme. La Bibbia dice chiaramente che tutti gli uomini sono creature di Dio, dove lo leggiamo in Colossesi 1:16. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui. Inoltre nella Bibbia ci dice che Dio ama tutto il mondo e lo leggiamo in Giovanni 3:16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Nonostante sia scritto che chiunque può essere salvato, il Signore dice che solo coloro che sono nati di nuovo sono figli di Dio. Lo leggiamo in Giovanni 1:12. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E ancora in Romani 8, 16-17, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli di Dio, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ma ci pensate? Noi miseri mortali, eredi di Dio insieme al nostro Signore Gesù Cristo. Che meraviglia! Inoltre, in 1 Giovanni 3:1 leggiamo: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. E tali siamo, ma vi rendete conto? Ma che cosa meravigliosa! Noi possiamo chiamare Dio papà, nostro Padre celeste, e non per meriti nostri, ma solo per il sangue prezioso di Cristo Gesù che si è immolato per noi. E tu, cosa sei? Vuoi essere una creatura di Dio? O vuoi avere questo privilegio grandissimo e meraviglioso di chiamare Dio papà? Sì, fa la scelta giusta. Scegli di essere figlio di Dio. Dio ti benedica.